Speciale Astrabilia 2018. Beh, io dallo schermo della televisione li vedo anche molto soddisfatti, i nostri ascoltatori, perché i voti, devo dire, quest'anno sei stata molto generosa, Franca Mazzei. Non si capisce. No, quest'anno ci sono stati dei picchi di top e di tap, come si suol dire. Ma quindi, che faremo poi in un riepilogo, diciamo, faremo un riepilogo generale alla fine. Intanto buon anno, buon 2018, che sia un anno col botto per tutti voi, alla faccia di qualunque oroscopo. Siamo ovviamente al segno che vi ho lanciato prima, cioè al calamaro. Glielo hai lanciato nei sensi. Esatto. Il calamaro, il capricorno. Come sarà il 2018 per gli amici capricorno del capricorno? Il capricorno è uno dei segni che staranno meglio in questo neonato 2018. Vediamo perché. Perché Saturno torna dopo 29 anni in Capricorno ed è il pianeta governatore del Capricorno, quindi è il suo nome tutelare. Quindi il Capricorno con Saturno ci va a nozze. Significa che diventa ancor più ambizioso, tenace, concreto, razionale, lungimirante e costruttivo della sua già altissima media. E io mi ergo in tutta la mia fantastica altezza. Ma prego, fai pure, cioè, perché non indugiare, ergiti. Mi ergo. Come sono adesso così ergiuta, vengo bene. Sei eretta, diciamo. Sono eretta. La statua della libertà, mettiti così un po', esatto, uguale, sì. Così. Ma non credo che stia così, sta così. Così, ecco, sì. Va bene, ok, veniamo al dunque. Veniamo ai fatti. Allora, meno male che ci sono anche quelli che non ci vedono, meno che male, ci stanno fortuna, solo che ascoltando immagino. Per radio, immaginano così. Allora, per il Capricorno della prima decade, quindi congiunzione di Saturno con tutto quello che ho appena detto, ma anche per i nati nei primi 2-3 giorni del segno, il trigono di Urano, che dura fino a ottobre, tra maggio e ottobre. Ho detto che quest'anno c'è il primo tuffo di Urano nel Toro, però tra maggio e ottobre. Prima di maggio e dopo ottobre è ancora nella terza decade dell'Ariete, invece l'anno prossimo sarà soltanto in Toro per i successivi 6 anni e mezzo, perché all'incirca resta 7 anni in ogni segno. Allora, per i nati nei primi 2-3 giorni del Capricorno c'è anche questo trigono di Urano che porta svolte creative e amorose. Il voto complessivo non può che essere un fantastico 9. È mica male, voglio dire, forse tra i voti più alti. No, senza forse. 9 tondo. È tra i voti più alti. Io prendo nota, è seconda decade. Pensavo dicessi io prendo 9. Prendo nota, non poi me le rivendo ai miei amici queste previsioni. Ah, cioè praticamente tu adesso stai prendendo questi appunti per rivenderteli. No, perché poi tutti mi chiedono, hai fatto l'oroscopo, il programma dell'oroscopo con Franca Mazzei, ti ricordi il mio segno? E allora tu io giustamente no. Vai. Ovviamente prendo appunto. Ok, quanto prendi? 6 euro. In natura, galline morte, patate rise cozze. Patate rise cozze, parmigiane varie. Va bene, seconda decade. Seconda decade del Capricorno, un anno bellissimo. C'è non solo la congiunzione di Plutone che parla di un'ambizione spropositata, bro. Sì, ma capace di arrivare allo scopo. Ci sono gli ambiziosi velleitari, qua invece siamo al cospetto di un'ambizione che ha delle basi per esistere e per prodursi poi in esiti concreti di tutto rispetto. Poi c'è anche un sestile di Giove che rende gli amici del Capricorno molto più socievoli, equilibrati, morbidi e disponibili agli altri. Quindi se dovete chiedere un favore, dei soldi, un abbraccio o qualunque altra cosa, magari un consiglio ad un capricornino o capricornina della seconda decade, fatelo quest'anno. E che voto vogliamo dare agli amici della seconda decade? E che voto vogliamo dare? Gli diamo 9. 9 anche a loro. Qui un altro 9. Che spudorati, che spudorati, veramente. Terza decade. Terza decade del Capricorno. Stanno molto bene anche loro a livello di socievolezza e di amabilità, di nuovi progetti ambiziosi, vincenti, grazie a Giove e Plutone. Però hanno ancora da doversela vedere con gli ultimi colpi di coda
della quadratura di Urano dalla casa quarta solare. E allora, se c'è una situazione familiare o relativa alla casa che si trascina e che, nonostante i vostri sforzi, sta ancora lì, che non riuscite a risolverla del tutto, questo è l'anno per buttarvela alle spalle. E comunque, chi se ne frega di questa quadratura di Urano con Plutone e con Giove, voi vi meritate ed io vi do 8,5. Va bene, allora sono spudoratamente fortunato. E allora dillo. Dillo, quelli del Capricorno, prima decade 9, seconda decade 9, terza decade 8,5. E provate a dire, no, perché ogni tanto stanno quelli che dice, vabbè, e perché io 8,5? Perché tu 8,5? Ma come ti permetti? Che stai parlando con un acquario purtroppo in fase calante, con uno scorpione che ha preso 7 meno. Ecco. A noi ci devi dire perché 8,5? Noi vi querelliamo. Ma noi vi pigliamo a morsi. Altro che vi querelliamo. Va bene, l'hai detto tu stessa, perché tra poco arriva il segno della Mazzei e dei suoi, diciamo, prediletti acquariani. Restate su Radio Norba e Radio Norba Television. E Radio Norba resterà con voi. Speciale Astrabilia 2018.